del Bar Capri. Buon lunedì a tutti. Io prima urlavo solitamente, poi mi hanno cazziato e quindi non posso più urlare. Beh, comunque siamo qui per i mezzi concerti, felice di ospitare di Sleepwalkers, giusto? Sì. Accanto a me al frontman. Oh, poi imparo tutti questi termini, no? Piano piano. Emilio, giusto? Ok, una band formata da 5 componenti, faranno, io ho ascoltato prima un po' di sound check, bello potente, so che non impongono limiti durante la creazione dei loro pezzi e variano, spaziano moltissimo tra i vari generi, dall'hard rock al prog, c'è un bel po' di tutto. Beh, insomma, in realtà c'è una matrice abbastanza definita di rock, di ispirazione tendenzialmente 70s, ma con contaminazioni varie. Non parlerei di prog in senso stretto, diciamo, c'è una base. Rock, no, anni 70. Mando formalmente a capo. E da domani non suonerà più, è vero? Dicevo no. Ma siediti con noi, vieni qua, siediti, vieni qua. Oh, a parte che è finito anche la birra, quindi possiamo nemmeno fare il cincino, però comunque. L'ultimo suo. Sì, ordiniamo subito un altro. Beh, ritorniamo a casa. Dicevo, il genere in realtà è abbastanza definito e anche non particolarmente complesso, cerchiamo di mantenere comunque una certa fruibilità. Aspetta un attimo che possiamo continuare. Abbiamo scritto una serie di pezzi che stasera proporremo e spero vi piacciano, insomma. Come nascono però i vostri brani? Chi inizia a scriverli? Come, no? Cioè, il vostro... Fino a questo momento, fino a questo punto, il processo creativo è sostanzialmente concentrato nei due chitarristi che sono Edoardo e Pantaleo, che di solito hanno l'idea iniziale, sulla quale io poi inserisco i testi, le melodie vocali. In questi ultimi tempi anche il qui seduto a mio fianco, nonché il nostro caro Giovanni alla batteria, contribuiscono fattivamente ai brani, diciamo, perlomeno i brani che suoneremo questa sera, la maggior parte sono frutto di un lavoro di squadra tra il sottoscritto e i due chitarristi in particolare. Quando è nata la... Quando è nata la nostra... Ma le origini un po'... Nuce, parliamo perlomeno del 2011, quando io e Edoardo abbiamo ideato il progetto, poi purtroppo abbiamo avuto diversi contrattempi, non ultimo le mie condizioni vocali non proprio attualmente sane, diciamo, però cerchiamo tra le difficoltà di portare avanti questo progetto da un po' di tempo. La formazione definitiva si è consolidata sostanzialmente negli ultimi 2 anni, l'ultimo anno e mezzo. I brani che portate stasera, che ci avete ascoltato invece in questo periodo, sono nati? Sono nati, sì, sostanzialmente nell'ultimo anno e mezzo. Alcuni erano nati già prima ancora che Giuseppe, ad esempio, si aggregasse all'avvento. In sostanza, comunque, i brani composti negli ultimi 2 anni, un anno e mezzo, questa piccola. Il procinto, speriamo, al netto delle avversità, di autoprodurci presso gli Hexagon Lab Studio del nostro Edoardo. Bene, bene. Temi dei brani, io non ho avuto modo di ascoltare e io sono curiosa, sì, ho queste domande perché poi approfondirò personalmente, però non avendo ascoltato nulla, quindi mi piace, parliamone, sì, dai, cosa raccontate? Beh, allora i testi sono quasi al 100% miei, cioè sono in inglese o qualcosa del genere, spero. Diciamo che si spazia sostanzialmente
sostanzialmente parto da vicende, non dico personali, ma da tematiche esistenziali legate a miei stati d'animo, passando anche per argomenti più magari legati ai cliché del rock o in maniera molto marginale anche questioni un po' più sociopolitiche, però sempre con uno stile. Io sono cresciuto con un certo tipo di letture, quindi mi piace scrivere con stile abbastanza ermetico, surreale, alle volte anche nonsense. Quindi vado un po' più al suono e alla musica che ai testi, non perché non vi attribuisca importanza, però secondo anche ovviamente alle difficoltà con l'inglese. E il nome della band, la scelta, se ci sono riferimenti? Il nome della band, scusate, è un riferimento ben preciso a un brano che chiude l'album God Blood dei Van der Graaf Generator, uno dei nostri gruppi, in particolar modo dei miei gruppi preferiti, un brano a cui sono molto legato sia affettivamente e per quello che rappresenta dal punto di vista musicale, sia anche per il significato che c'è dietro, insomma, che è un po' questa concezione della finitudine della ragione umana rispetto alla comprensione del tutto, o almeno io così la intendo. Filosofo. Io faccio in bocca al lupo, poi aspetto loro, no, con un bel applauso per salutarvi. E niente, però una cosa volevo chiederla anche per magari per chi ci sente, no? Come vi può trovare, se avete una pagina, un canale YouTube? Abbiamo una pagina, The Sleepwalkers, su Facebook. Un sito ancora non ce l'abbiamo, però ci lavoreremo. Ok, io vi lascio alla serata, al palco. Grazie mille, loro si fanno il selfie, grazie al Luma Studio per registrare il podcast. Ah, scusate, siete qui, come cazzo ho dimenticato? Perdono. Sì. Ho sentito che faceva alcune note sul pianoforte. Io ascolto dal punk alla classica con molta disinvoltura. Non sono diciamo un esperto nel stretto senso del genere, però ci sono cose che amo particolarmente. È una bella dote. È una bella dote, sì, senza dubbio. Grazie mille. Buona settimana a tutti, buona grazie.